una protesta a passo di danza, composta, educata ed elegante per far sentire la propria voce senza dover urlare. Arte. Cultura. Sport di base. Teatro. Spettacolo. Sono per il nostro governo. Sacrificabili. Insegnanti di danza, teatro e istruttori delle varie discipline sportive questa mattina si sono infatti ritrovati in Piazza della Libertà ad Arezzo per esprimere il proprio disagio e la propria sofferenza dopo la chiusura delle loro attività sancita dall'ultimo DPCM. Abbiamo una maschera in mano, bianca, perché rappresenta la nostra invisibilità in questo momento. Riteniamo assolutamente ingiusto il fatto che si blocchino quelle attività che vanno ad implementare la salute delle persone. Noi siamo promotori anche di cultura e aiutiamo i ragazzi anche psicologicamente, perché a loro serve il movimento, li aiuta anche ad esprimersi, ad uscire. Siamo ovviamente laboratori che portano, capito, che aiutano anche questi ragazzi anche a diventare anche dei professionisti. A palestre, circoli culturali come cinema e teatri, nei mesi dopo il lockdown sono stati imposti adeguamenti tali per scongiurare ogni rischio di contatto e pertanto di contagio, lavori che sono costati ai vari imprenditori investimenti importanti, solo in parte rimborsati. A seguito di tutti i controlli che sono stati fatti è potuto venire fuori soltanto una cosa, che di sicuro il problema non sono le palestre, non sono le scuole di danza, non è nulla di tutto ciò, che invece purtroppo è stato fermato. Cinema e teatri rispettano le regole, le persone sono ampiamente distanziate, abbiamo investito in sistemi di sicurezza, soprattutto non si affollano né metro, né bus, né treni per andare a teatro o al cinema. E quindi appunto quello che lascia l'amarezza è che evidentemente sono considerate attività di poco conto. Ed adesso il nuovo stop, che pone una grande incognita sul futuro dell'intero comparto. Siamo allo stremo, non ce la facciamo più, gli aiuti del governo non basteranno stavolta, veniamo già da mesi di estrema difficoltà, siamo veramente al limite. Abbiamo più di 120 collaboratori a cui io il mese prossimo non so cosa dire, il loro lavoro non è diverso da quello di un impiegato di banca. Io non voglio i soldi dello Stato, non voglio i soldi vostri, sarebbero anche miei, io voglio solo il diritto di poter stare aperta. Da qui l'appello alle istituzioni. Chiediamo che sia istituito un bando magari dalla Regione Toscana, ma anche eventualmente aiuti e bandi simili anche dai comuni. Non disdegniamo nulla, perché aiutare il singolo istruttore, come sta facendo anche il Ministero dello Sport, comunque non permette la sopravvivenza delle singole strutture.